brevemente dire come si svolgeranno i lavori questa mattina, parleranno in ordine, si divideranno il compito di illustrare e sintetizzare i documenti che in parte avete letto perché vi è arrivato, comunque sta là e anche qua eventualmente, in ordine Paolo Verdini, che sta alla mia destra, e Antonio Castronovi, che è alla sinistra. Dopodiché oggi chiunque di noi è qua è perché vuole che questo percorso parta. Come si svolgerà il percorso, con quali tappe, con quali modalità e dove arriverà, nessuno di noi che è qua può saperlo, ovviamente. Anche per questo motivo vi chiediamo, ci chiediamo tutti di tentare di toccare i temi del documento, o arrivandoci attraverso il ragionamento o partendo dal documento per poi andare oltre. Come dire, comunque che i nostri ragionamenti ruotino intorno ai temi di questo documento. Proprio perché per quanto oggi la giornata di oggi è quasi, almeno per come noi l'abbiamo definita, un inno alla democrazia, abbiamo un grande tiranno che è il tempo. Quindi abbiamo pensato di circoscrivere gli interventi a un tempo ragionevole intorno ai 7 minuti, in modo da poter parlare più persone possibili, in modo che insomma sia corale, perché abbiamo bisogno non tanto di solisti, specialisti, ma di una grande coralità. Questa è la necessità che abbiamo sentito. E concludo, e questo è anche il mio intervento, con un augurio. Il mio augurio è questo, è che durante questo percorso troviamo lungo la nostra strada tanti uomini e donne, tante associazioni che vivono in modo intenso questa città, soprattutto tante donne e tante giovani donne. Io, e questa è una speranza che sento e che mi sento di doverla dire, in questi mesi alla CAE, nei movimenti per l'acqua, le manifestazioni degli ultimi mesi in questa città, la manifestazione degli studenti al Cinema Palazzo, al Teatro Valle, la stessa, oggi non la vedo qua, ma spesso l'abbiamo incontrata, l'abbiamo sentita, Marta di Radio Popolare, ci sono giovani donne che esprimono e incarnano una sintesi perfetta, che è quella del pensiero e dell'azione. Riescono in qualche modo questa giovane generazione di donne, almeno a me dà il senso che forse tutte le nostre battaglie che sono poi andate perse, qualcosa di questa società è rimasta, e questo è il mio intervento e la mia speranza. Do la parola a Paolo De Bonis. In discussione per la prima volta in forma pubblica, l'abbiamo discusso più volte, ma sempre in piccoli gruppi, un documento che viene da lontano. Io cerco di introdurre su questo perché credo che sia questa un po' la novità del documento, perché il percorso dei due gruppi inizia nel 2008, però deriva da una duplice uscita pubblica da parte del gruppo prima Non Tacere nel 2007, per continuare a non tacere, e da parte del piccolo, sparuto gruppo Modello Roma, sempre nel 2007, con la pubblicazione di un libro ignorato da chi governava in quel momento la città. Nell'anno successivo questi due gruppi, che venivano da esperienze diverse, erano formati da persone differenti, si sono riuniti, hanno cominciato a ragionare appunto in prospettiva, e da quel ragionamento comune siamo arrivati ad oggi. Riprendo questo passaggio perché credo che sia decisivo, perché proprio nel settembre del 2008, appena qualche mese dopo che noi abbiamo cominciato a vederci, negli Stati Uniti fallisce la Lehman Brothers e inizia questa crisi devastante che stiamo ancora vivendo e di cui nessuno, anche ancora ieri il gruppo di Radio Unito nella splendida cornice romana, sa ancora come uscire. Che cosa voglio dire con questo? Che quando iniziamo questo percorso 2007, inizio 2008,
siamo portatori di un'idea, lo dico tra virgolette così ci capiamo, minoritaria, nel senso che brilla il sole della modernità, del moderno Roma, della modernità del Berlusconi vincente, perché l'economia è un fiore, tutti diventano ricchi, non c'è preoccupazione per nessuno. Nel giro di 2 anni questo modello è andato in frantumi. E quindi quella critica che non è soltanto nostra, ma che derivava dal nostro rapporto con le centinaia e centinaia di associazioni, di comitati, di gente che ha lottato quotidianamente per difendersi da quell'ideologia del tutto va bene e questo è l'unico mondo possibile, quel pensiero che apparentemente era minoritario improvvisamente diventa oggi qualche cosa con cui fare conto. Questo è un elemento decisivo, cioè questa è la consapevolezza che dobbiamo avere dall'essere i tutori del NIMBY, perché questo, di questo siamo accusati quotidianamente, cioè quelli del piccolo, scusate lo dico attraverso una figura perché secondo me vale la pena vederlo, c'è stata una piccola trasmissione di Report che ha fatto uno dei grandi scandali urbanistici che stanno alle porte di Roma, perché 200 ettari di campagna a Fara Sabina stanno per essere inghiottiti dal cemento per una speculazione immobiliare. Ebbene, il presidente del consorzio degli industriali dice che loro sono gli unici tutori del bene comune, perché gli altri sono gli egoisti che, siccome abitano lì, non vogliono trasformazione. Quindi capire bene l'esatto ribaltamento. Allora, quello che mi interessa però ragionare con voi è che la cultura del NIMBY, che è quella di dire che se stiamo tutti bene riusciamo a vivere meglio, ha oggi qualche possibilità di affermarsi, perché la loro cultura che è andata in pezzi, questa città è invivibile grazie alla cura da cavallo dell'economia liberista, è in crisi per la mancanza di regole, è in crisi per una mancanza di rispetto. Questo è il passato, siamo passati dall'essere i soliti minoritari seccatori a essere l'unico punto di riferimento per l'uscita da una crisi urbana terrificante, quella nostra romana, ma non è soltanto nostra, come sapete, un po' di tutte le città italiane, e da una crisi complessiva che sta passando il nostro paese. Ancora un attimo sul rapporto con l'unità, perché credo che questo sia l'elemento decisivo, insomma, poi lo vedremo il percorso che proponiamo nel documento, che io sintetizzo, prevede che proprio insieme a tutti i comitati, a tutte le associazioni, a veramente la miriade di società parcellizzata ma piena di vita e di intelligenza, noi riusciamo a costruire una rete che possa essere un punto di riferimento per uscire dalla città. Guardate, questo è il mondo a cui guardiamo, l'abbiamo detto più di una volta, quindi continuiamo a dirlo. Noi non abbiamo alcun giudizio negativo sui partiti in quanto tali, nel senso che se i partiti sono in grado di rinnovarsi, e alcuni esponenti di partiti della sinistra hanno partecipato attivamente ai nostri lavori, nulla al contrario. Quello che credo debba finire per sempre è che la politica possa pensare di essere l'unico elemento di riferimento per poter governare questa città. Questo credo che sia proprio ormai alle nostre spalle, cioè bisogna fare i conti con la società civile, e le esperienze che sono accadute in questi ultimi 2 anni, a partire da Milano, dicono proprio questo. Tutte le vittorie nelle piccole e grandi città, dalla piccola Cagliari a grande Milano, a grande Genova, dicono che c'è un rivolgimento di orientamento da parte della società, che talvolta è ancora canalizzato all'interno di settori dei partiti politici, non dei partiti politici così come sono, ma spesso è canalizzata, parla nell'ultimo esempio, in forme di rifiuto, se volete, della politica, perché però dobbiamo tenere ben presenti se vogliamo avere una prospettiva vera sono 2 gli elementi su cui io mi soffermerò brevemente del nostro documento, che mi sembrano decisivi per comprendere il percorso che dobbiamo fare. Il primo è la crisi della città e il secondo, questo
importante e interessante del documento è che mette insieme questi due elementi. Cioè la crisi della città non può essere risolta se non c'è una trasformazione delle forme di governo di questa città. Questo connubio, il fatto che questi due elementi stiano insieme è una acquisizione a cui tengo molto, perché è fondamentale per comprendere il futuro. Sulla crisi della città ne abbiamo discusso tante volte, permettetemi allora di dare soltanto tre elementi che dicono tutto. C'è una crisi del sistema produttivo che è impressionante, tutti noi ci facciamo i conti con la persona che c'ha da vicino che perde il lavoro o quell'altro che viene assunto con contratti vergognosi, indegni di un paese civile. Però quello su cui credo dobbiamo ragionare tutti è sul fatto che non ci sono le vie di fuga che fino ad oggi hanno funzionato, per questo la crisi focale. Sul pubblico impiego la storia è finita, insomma, spending review del governo dicono che il numero degli impiegati pubblici tenderà a diminuire, ovviamente con molta gradualità, con la loro fredda intelligenza, però diminuirà, quindi non c'è il serbatoio pubblico che può rimettere in moto un circuito virtuoso in questa città, è finito. Sul fatto degli investimenti privati, insomma, che lo dica a fare, quando uno si presenta sulla scena mondiale con una città che fa acqua da tutte le parti, che non ha un sistema di trasporto pubblico, che non ha un sistema vero di servizi per le imprese, è chiaro che lì siamo perdenti. Dunque dobbiamo interrogarci su dove appendiamo il futuro della città, perché guardate che lì sarà l'elemento in cui si giocherà il consenso, perché la crisi che stiamo vivendo ha bisogno di risposte, non possiamo trascurare questo fatto fondamentale. Il secondo aspetto della crisi, ormai verticale della città, è quello ambientale, purtroppo di questo non si parla perché viene veramente volutamente nascosto. Che dica fare, insomma, la narrazione del mondo è la narrazione di chi dirige il paese. Chi dirige il paese non ha alcun interesse a dire le condizioni dell'aria che respiriamo tutti i giorni. Io, insieme a queste condizioni dell'aria, che sapete che ormai sta a livelli veramente impressionanti, vi do due elementi che dicono tutto di questo. C'è tutta la zona intorno a Viterbo, sto parlando di qualche cosa per 200.000 abitanti, che deve acqua ad arsenico da due anni. Ovviamente non ne sentite parlare, ma tutti sono interessati al punto dello spread, al mezzo punto dello spread. Qual è stata la soluzione inventata dal legislatore regionale? Quella di finanziare i de-arsenificatori, quindi non è che rimettiamo a posto l'ambiente, noi togliamo soltanto il veleno con la chimica, quindi i bambini di quella zona continuano a avere acqua avvelenata. La seconda crisi sta appunto nella zona di Farasapina, apposta l'aveva anticipato, tutta la zona dei Monti Lucretini ha ormai turni, oggi è notizia di ieri perché ero lì per lavoro, ha ormai turni di distribuzione dell'acqua. Comuni di quella zona, là i serbatoi vengono chiusi alle 8 di mattina per essere aperti alle 8 di sera perché non c'è più acqua. Quello era uno dei serbatoi idrici del Lazio, è completamente asciutto. In questa crisi noi stiamo organizzando 200 ettari di territorio agricolo che poi avranno una loro necessità idrica impressionante. Questo è il futuro della vivenda. Il terzo, il sociale, tanto se ne parlerà dopo, sicuramente anche nei nostri interventi, sta sparendo pezzo pezzo tutta la costruzione dello Stato sociale che è costata una fatica inimmaginabile alla generazione che ci hanno preceduto. Chiudono le scuole, chiudono i servizi sociali, chiudono gli ambulatori, chiude tutta la struttura pubblica della città. Guardate che in questo quadro si mette il processo di vendita del patrimonio pubblico, perché questo loro vogliono vendere il patrimonio pubblico anche di luoghi che oggi erano servizi e non hanno alcuna intenzione di tornare indietro, anzi aumentano. Questa in estrema sintesi è la crisi che abbiamo, e da questa crisi non si esce con le ricette del famoso modello romano, in cui ricordate appunto 2007-2008 Roma cresce più di tutta l'Italia, quindi è soltanto col cemento che riusciamo a vincere la sfida di età. Insomma, ormai l'invenduto, avete visto, sta raggiungendo cifre che allarmano anche coloro che sostenevano questa follia, e quindi è una strada chiusa per sempre.
Il secondo aspetto della crisi, quello che vi dicevo, è intimamente legato con le possibilità di uscita, è che le forme di governo che dal 1993 hanno di grazia, perché è lì che l'Italia prende la smandata voluta anche qua da classi dirigenti, perché l'uscita di Tangentopoli avviene proprio abbattendo la partecipazione alla democrazia, l'elezione diretta dei sindaci. Non è ovviamente tema di discussione, ma sicuramente mette nelle mani di un'unica persona, senza i contrappesi di un consiglio comunale, avendo abbattuto poi tutti i sistemi di controllo che c'erano prima da Coreo, magari inutili, però i paesi intelligenti sostituiscono un sistema di controllo che viene giudicato inutile come un utile, invece noi cancelliamo come è fatto. Allora è il sindaco che è tutto in mano a scendere a distanza di 20 anni. Noi siamo arrivati a toccare con mano quindi il documento, cioè c'è una parte secondo me di grande interesse, che i municipi sono diventati delle scatole vuote, non c'è più lo strumento su cui noi possiamo strappare forme di governo centrale. Sono degli elementi infatti a fotocopia del governo capitolino, che non danno più spazio alla società civile di esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze. Insomma, tutte le grandi trasformazioni urbane che hanno trovato i comitati contro questi anni sono state avallate anche dalle istituzioni, salvo ovviamente notevoli eccezioni che qui non sono a dire, ci sono molta gente in sala che ha lavorato su questo e che i municipi hanno avallato. Su questo però parlerà molto meglio di me Antonio subito dopo, quindi io non faccio un intervento. Scusate, però qua c'è un passaggio che va colto. Noi stiamo proponendo un percorso e quindi fatemi dire soltanto due battute sul percorso che proponiamo, perché nel documento voi, insieme a questa analisi che è abbastanza convincente, trovate anche alcuni elementi di progetto, di programma che possono essere validi non soltanto per Roma, questa è la nostra ambizione, ma per il sistema urbano italiano e per la nazione. Perché dico questo? Perché guardate che quando Roma ha fatto delle politiche urbanistiche virtuose, sono stati pochi momenti nella storia, ma ci sono stati momenti in cui questa città ha strappato cose importanti. Pensate a tutta la nazione di Cederna, se oggi lo dico sempre, se noi possiamo godere di un parco come quello dell'Appia Antica, è dovuto a una cocciutaggine di un uomo di quel genere, è dovuto però anche al fatto che alcune leggi sono state costruite su quella cocciutaggine. Allora Roma deve essere questo di nuovo, cioè noi dobbiamo dire che c'è bisogno di leggi e di finanziamenti per governare le città, non c'è soltanto la compensazione, il cemento che provoca la costruzione di un piccolo asilo, di una piccola area. C'è bisogno che il cuore della trasformazione italiana sia nelle città, perché è lì che vivono le persone e è lì che ci sono le contraddizioni che vanno risolte. Allora, le tre ricette semplici, poi parliamo del percorso, ma vedete che è un passaggio breve, insomma, basta con la crescita urbana. Questa città si è espansa troppo, chi ha ancora in mano aree edificabili deve comprendere, così come dice la Costituzione italiana, che subordina la proprietà privata al bene collettivo, di capire che non è più il momento di andare a costruire fuori del perimetro di quanto è stato urbanizzato, che è già troppo. Lo dico in questo modo, sapete che di questo abbiamo discusso molto. Insomma, non sarà un caso che Roma è la città più indebitata d'Italia, con 11,5 miliardi di euro. Evidentemente quel modello urbano ha portato al collasso le finanze. Allora vogliamo continuare a espandere la città, perché ci guadagna uno e sono 2.600.000 persone che non ci guadagnano, e ci rimetto questa storia per finire per sempre. Capite che è soltanto una cornice, insomma, molto dura, la dico con un sorriso, nel senso che alcuni amici verdi, alcuni amici radicali, aiutati anche da personalità non orientata a sinistra, stanno presentando in questi giorni 8 referendum per porre all'attenzione dell'opinione pubblica alcune tematiche.
la tematica sul consumo di suolo zero, che diceva basta con l'edificazione, è stata poi incorporata, perché altrimenti non sarebbe passata al vaglio della Regione Lazio, ha detto no, questa è troppo radicale. Invece dobbiamo essere radicali in quello, basta col consumo di suolo, quindi è finita l'epoca. È vero che stiamo in crisi, è vero che non sappiamo come uscire dalla crisi, è vero che non ci sono i soldi per i trasporti pubblici. La somma di queste cose dice che dobbiamo finirla con l'espansione urbana, dobbiamo ritornare soltanto a rendere migliore la città. Questo è il titolo. Il secondo titolo è l'idea città a cui ci richiamava Paolo prima con lo Gelsomini, è quella di dire che ogni finanziamento che viene speso nella città, e guardate anche qua, l'ho detto prima, non crediate che sia una contraddizione. Se è vero che le risorse pubbliche sono diminuite, è altrettanto vero che un fiume di soldi pubblici viene speso nella nostra città. Questo fiume di soldi pubblici deve servire a appianare le differenze che esistono tra centro e periferia. Proprio basta, questa è la verifica. Anche questo, scusate, una costituzione, nel senso che si promuovono tutte le politiche che tendono all'abbassamento delle differenze. Allora, tutte le politiche che servono per migliorare un sistema di trasporti, per migliorare il sistema dell'erogazione dei servizi, per dare i servizi ai giovani, per dare i servizi alla cultura, insomma, che quello di che fa tutto Stato sta occupando a Roma decine e decine di luoghi per fare cultura, quindi c'è un'esigenza che viene spontanea dalla popolazione per dire abbiamo bisogno di luoghi dove esprimerci, questo è l'elemento. Terzo punto, questo lo ricordo come titolo perché tanto ce ne pensa intorno, qua dobbiamo perseguire una democrazia vera, insomma, possiamo rimanere a queste cose finte di decentramento, quindi la partecipazione consapevole, attiva di tutta questa bella parte di città che in questi anni ha tenuto accesa la visione alternativa di una città, pur essendo minoritaria, abbiamo visto all'inizio che la città non è più, questo è l'elemento che va preso in carico. Quindi la democrazia si invera soltanto se tutta questa parte di città ha davvero, guardate, è un tema difficilissimo, un po' affrontiamo con la storia, insomma, lo dobbiamo avere chiaro, non sarà domattina, insomma, con la prospettiva, con gli altri giusti, nessuno di noi c'è più fretta, credo, qualche anno in lontano. La questione che poniamo però, per disegnare questa nuova città, su questa nuova idea di città, non ce la possiamo cavare con i titoli che vi dicevo prima, basta col consumo di suolo, appunto, ogni investimento è quello per migliorare le condizioni di vita. Se ci limitassimo a questo, guardate, sarebbe soltanto un fiato di voci, non raggiungeremo il cuore di questa città. Allora la proposta che facciamo a partire dal 1° settembre, questo lo dico per motivi personali, quindi dal 1° settembre, è quello di costruire insieme a tutti i comitati della città il programma, cioè inverandolo luogo per luogo sulla base di quei tre grandi titoli che abbiamo visto prima. Allora qua me la cavo con qualche esempio, così ci vediamo. La vendita del patrimonio pubblico è l'elemento cardine su cui credo dovremo, allora, luogo per luogo, comitato per comitato, pezzo di periferia per pezzo di periferia, guardate che siamo presenti in molte parti della periferia, dobbiamo capire quali sono i temi comuni e dobbiamo capire qual è la nostra proposta alternativa proprio precisa, nel senso che lì ci potranno essere lo spazio per alcuni alloggi pubblici, visto che mancano, ormai lo dicono tutti, guardate un po', cose che dicevamo noi, dicono che oggi mancano 50.000 alloggi per gente che non ha capienza economica per affittare o comprare casa. Perché le caserme o le proprietà pubbliche vengono messe in vendita parzialmente, lasciando appunto a questa visione generale di abbassare le differenze il pubblico che fa il suo ruolo guardando una prospettiva lontana, questo è l'elemento, ovviamente non cito perché questa sarà una battaglia credo dei prossimi mesi, a settembre potrebbe essere tardi, ma insomma la vendita della CEA c'è stata un sforzo elettorale del referendum dell'anno scorso, chiarissimo, basta, cioè non si vede niente. Mi spiace per Caltagirone che aveva pensato di farlo fare nell'affare della sua vita, insomma quello è un bene pubblico, lo dico scusate con forza, che deve essere gestito bene, perché l'azienda della CEA era stato uno dei motori economici di questa città, è stato un carrozzone proprio per
grazie all'ideologia della privatizzazione, al fatto che i privati, i cosiddetti privati, sono entrati in pubblica amministrazione con quota minoritaria ma con golden share, cioè con comandando questa storia per finire, e questo magari ci impegneremo in questo punto, caso per caso. Roma è piena di occupazione per questo, chi detiene i legami dell'informazione non ne parla, ma già Roma ha 60-70 occupazioni, che sono occupazioni del tutto stato, a cominciare dal Valle, a cominciare dal Palazzo, a cominciare eccetera eccetera, poi c'è l'occupazione di chi non ha casa. Guardate, alcuni di questi sono non solo commoventi dal punto di vista proprio umano, ma sono modelli per una nuova città, nel senso che quelle sono persone che si autotassano per fare lavori di ristrutturazione, che è proprio il modello che ci abbiamo in testa dal punto di vista generale. Quelli sarebbero i finanziamenti pubblici, altro che i 100 miliardi di passera. Sapete, qua è girata la voce, scusate questo piccolo inserimento, ma insomma no, hanno detto i partiti che sostengono il governo Monti, ma i 100 miliardi non sono veri, è tutto finito, non è vero niente. 50 di quei miliardi, state sicuri che grazie al vice ministro Ciancia, sono tutti verissimi e servono a dare la prebenda alle 7, 8, 9 grandi imprese italiane che devono fare grandi opere. Quello è, non è che pensano a finanziare la parte abitativa attraverso queste forme intelligenti che hanno inventato tutte le periferie dove ci stanno le occupazioni. Ma fatta questa mappa a partire dal 1 settembre, guardate che da lì vedremo se il programma funziona o meno, perché fermarci a dire quello che vi dicevo prima al titolo, dobbiamo fare un progetto che riguardi, ho capito, dopo qual è? Villa Blanca che diventa il parco pubblico, esponendo ovviamente il bilancio comunale, cioè questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Guardate, è uno sforzo secondo me straordinario, nel senso che noi dovremmo essere così intelligenti di capire quali sono le risorse che potremmo utilizzare dal comparto pubblico, spostandolo da altri comparti improduttivi o le grandi prebende. Scusate, non ci sono i soldi, ma insomma qua ci siamo dimenticati la manutenzione delle strade romane. Poi meritoriamente, lo dico con molta onestà, meritoriamente accolito da questa amministrazione comunale che non ha titoli di merito in nessun tema, ma quello ce l'ha, era stata affidata a un unico imprenditore, peraltro il brigato, sapete, a Napoli è stato pure in galera, insomma. Quindi non erano soldi pubblici. Allora con quei soldi pubblici, se permettete, ci compriamo Villa Blanca invece di darla in chissà perché immolarla sull'altare dell'Università Lumis. Abbiamo il problema dei rifiuti, qui c'è un'emergenza che continua a essere alimentata, ovviamente perché non si vuole aprire, tanto qua ci sono i comitati che parleranno, aprire finalmente la strada virtuosa di dire stop al consumo, stop al riciclaggio, però anche qua dobbiamo sporcarci, è come se a noi avessero affidato collettivamente il commissariamento, invece di farlo fa il prefetto lo fa uno di noi, magari il comitato che da più anni segue, che è qui presente oggi. Come noi sappiamo il problema dell'emergenza dei rifiuti, ce l'abbiamo l'idea, perché capite bene che basta, no, con i rifiuti ci avrà un periodo di tempo, penso non particolarmente breve, in cui la macchina della produzione dei rifiuti continua. Dove li mettiamo? Dobbiamo essere noi che diciamo insieme a tutte le periferie qual è la prospettiva. Ultimissimo tema che secondo me questo sarà l'elemento che può cambiare la città, io ne sono profondamente convinto. Oggi Roma continua a vivere con 850 automobili ogni mille abitanti, quindi compresi coloro che non hanno una macchina o perché sono troppo piccoli, perché sono troppo grandi e quindi non ce la fanno più. È il caso di dire che tutti i soldi pubblici vanno spesi per la costruzione di tranvie, per qua c'è calma, insomma, su questo hanno costruito veramente un grande competenze. È il caso di dire che tutti quei soldi vanno per realizzare tranvie? È il caso di ricordarli che con 600 milioni a Parigi hanno costruito 8 km di tranvia in 3 anni e noi spenderemo 1 miliardo per un rudere a Tor Vergata perché lì si dovevano celebrare i fasti dell'imperatore Petroni? E questo, guardate, questo spostamento, e su questo un ragionamento che abbiamo, ecco, è questo il percorso. Allora voi capite che se è in discussione oggi questo, cioè se questo percorso sembra importante
è possibile per disegnare una città, appunto l'idea della città. Se accetteremo questo percorso, da settembre potremo costruire questo percorso, che nessuno sa bene dove ci porterà. Lo dico perché siccome sono messo nell'angolo più di una volta, insomma, gira molto il nome di chi mi sta parlando, insomma, credo che sia utile proprio per tutto il nostro movimento non parlare attualmente di nessun nome, è il percorso che ci interessa discutere oggi. Sì, poi verrà pure l'esigenza che ci sono alcune volti che incarnano il nuovo, ma come capite sta dopo, cioè prima, cioè, c'è il problema proprio di risvegliare nella città questa voglia di partecipazione, appunto, competenze e forme di governo che diano l'idea che un'altra città è possibile. Dopodiché ci sarà pure dopo il passaggio in cui si individuerà la persona più giusta, più autorevole, non so bene qual è l'aggettivo per fare questo, ma è dopo. Concentriamoci sul fatto, guardate quanto ha fatto Pisapia a Milano, non è che invento nulla, lui ha girato tutte le periferie, ha cominciato a capire quali erano i problemi, hanno costruito questa visione alternativa della città e su quella hanno avuto questa vittoria, che sarebbe, ve lo dicevo, ancora più importante per Roma, perché la mia, tre telegrammi, i ringraziamenti, in realtà gli ultimi due sono secondo me importanti. Il primo è per voi, per tutti questi anni in cui veramente i comitati ci hanno sostenuto e ci hanno dato idee, perché questa elaborazione che presentiamo oggi non è farina del sacco nostro, non è solo farina del sacco nostro, ma è una farina collettiva che viene da un lavoro collettivo e che rimarrà nella storia di questa città. Secondo ringraziamento va fatto perché Don Roberto Sardelli è stato il punto di riferimento. Guardate, l'unione di questi due gruppi, io ve l'ho fatta a breve, mica è stato tanto semplice, insomma, perché poi venivamo tutti da culture differenti, insomma, poi ci sono personalità, però l'esperimento insomma è andato bene, cioè il paziente non è morto nonostante la fatica che abbiamo avuto, e questo lo dobbiamo alla figura di Don Roberto, perché indubbiamente il suo rigore morale, la sua capacità di guardare sempre lontano, non fermarsi al contingente ma pensare alla prospettiva, secondo me è stato il grande viatico del nostro gruppo. Ultimo ringraziamento, nel 2007, lo dicevo, quando esce il libro, l'anno prima col telefono avviene questo incastro infernale, e chi lo fa Enzo Scandurra. È stato Enzo che è stato il catalizzatore di questo gruppo, cioè a un certo punto della nostra storia lui alza il telefono, chiama una decina di persone, tra i nostri nomi, insomma, economisti, sociologi, urbanisti, e Enzo pone questa esigenza, cioè il primo che sente che questo imbroglio del modello romano va svelato, va messo nero su bianco, cioè ci stimola a mettere appunto la nostra competenza al servizio di una demistificazione. Guardate che è stato un passaggio secondo me decisivo, questa nuova capacità di saper cogliere l'elemento. E così ho finito i ringraziamenti e aspetto.